a tutti per chi ascoltasse poi in differita. E avevamo già iniziato con le partecipanti di questa sera a scambiare qualche saluto, ma iniziamo ora la sessione vera e propria. Allora, direi che forse per chi ha sentito le puntate precedenti, le sessioni precedenti di questo corso, vorrei chiedervi se è tutto chiaro finora, se avete qualche domanda, se volete fare qualche domanda, se avete riscontrato qualcosa che vi risulta familiare, qualcosa magari a cui stavate già pensando da tempo. Da tanto, da poco tempo, o se avete pensato, magari dopo aver sentito le sessioni precedenti, se avete un po' ragionato su quello che avete ascoltato e magari volete parlarne un attimo prima di cominciare una nuova sessione e quindi mettere nuovi argomenti, al vaglio del vostro interesse. Vi lascio magari qualche istante per eventualmente scrivere una domanda, se no inizierei con qualche minuto di meditazione. Gli equilibri sono molto importanti da comprendere. Ecco, io mi scuso, ma non ho potuto sentire le sessioni precedenti. In che cosa intendi per gli equilibri sono molto importanti da comprendere? In che senso gli equilibri? Intanto guardo un attimo perché. Odette, vuoi scrivere due parole in più su cosa intendi per gli equilibri sono importanti da comprendere? Perché così non riesco a aiutarti, non ho capito la domanda. Puntava sull'osservazione degli equilibri tra le virtù. Non so, suppongo siano le virtù dell'anima, visto che questo è il corso di Raja Yoga e l'argomento principale di questa prima parte del corso, del primo livello, è l'argomento fondativo, sono tutti importanti e principali, però l'argomento proprio che getta le fondamenta per la comprensione di tutto il resto è capire, comprendere e fare soprattutto l'esperienza di un significato nuovo per certi versi dell'anima, perché normalmente quando parliamo di anima, quando sentiamo parlare di anima, risuona soprattutto in un ambiente cristiano, come quello in cui tutti quanti noi siamo cresciuti, risuona un po' l'idea dell'anima intesa in maniera cattolica o cristiana. E invece nel corso di Raja Yoga andiamo a perlustrare e a conoscere un nuovo significato della parola anima. Introverso, estroverso, tolleranza. Ah, ok. Le coppie quindi delle virtù. Facciamo un esempio. Cerco di essere breve perché l'argomento di stasera è molto lungo, però breve ma al contempo chiara. Facciamo un esempio. Una persona può essere coraggiosa, il coraggio è una virtù, però se questo coraggio non è equilibrato sull'altro piatto della medaglia da, per esempio, la pazienza o dalla temperanza, questo coraggio tenderà a diventare troppo selvaggio, quindi a sfociare nell'impulsività. Avete presente le persone che fanno la prima cosa che gli viene in mente, non riescono a tenere una decisione nella mente, a ponderare una scelta, una decisione, nemmeno 2 minuti. E subito, appena nella mente si presenta un pensiero di qualcosa che vogliono fare o dire, immediatamente
vanno nell'estroversione e dicono quella cosa o fanno quella cosa, per poi ritrovarsi, magari dopo un giorno, magari dopo 2 giorni, magari dopo un mese, a dire: ah, ho sbagliato tutto, ma perché non ci ho pensato un attimo in più, no? Viceversa, persone che sono troppo pazienti o troppo ponderate o che ci pensano troppo sulle cose, rischiano di perdere il treno, cioè di non passare mai all'azione, rischiano di rimanere tutta la vita frustrati e repressi perché avrebbero voluto fare tante cose e non hanno trovato il coraggio per farle. Questa è una coppia di equilibri, così come tutte le altre virtù, ma questa penso che renda bene l'idea, perché ci tocca un po' tutti. Noi, come esseri umani, come anime in un corpo, quindi anche questa è una coppia. Io, l'anima, risiedo dentro un corpo e questo corpo è il veicolo attraverso il quale io posso, io come anima, posso interagire con il resto del mondo. Anche questa è una coppia che deve essere equilibrata. Dicevamo, l'essere umano, che è la coppia di anima, l'essere umano, il corpo, ha tante coppie di virtù che deve tenere equilibrati con il loro opposto, altrimenti tende a estremizzare una delle due virtù, a seconda del carattere. C'è chi tende, per esempio, a essere troppo timido e a non parlare mai, quindi a non riuscire mai a esprimere la propria opinione, e poi si pente di dire: ah, ecco, non riesco mai a esprimere la mia opinione, non riesco mai a dare il mio contributo, magari in un lavoro di gruppo. C'è chi invece, viceversa, troppo estroverso, pretende di essere sempre al centro dell'attenzione, pretende che la propria idea sia sempre quella accettata da tutti, che il proprio modo di fare le cose sia sempre quello considerato il più valido, no? Anche questa è un'altra coppia. Essere estroversi e proporsi e collaborare va bene, ma deve essere equilibrato con il suo opposto, quindi con un momento di introversione, con un momento di capacità di ascoltare anche gli altri all'interno di un gruppo, cosa propongono, perché alcune volte la mia idea non è detto che sia la migliore, oppure può essere buona, ma miscelata con altre idee, diventare più che buona, ottima. Tolleranza e coraggio, uguale, no? Coraggio, più lo vedo con la temperanza più che la tolleranza, anche, ma ho la pazienza di aspettare quando è il momento. Penso che adesso dovrebbe essere abbastanza chiaro queste coppie come funzionano. E visto che è già meno un quarto, tenderei a questo punto a fare qualche minutino, proprio 3 minutini di meditazione, tanto per iniziare, poi iniziamo a spiegare l'anima più nel dettaglio, se siete d'accordo. Allora, ci concentriamo. Mi voglio gli occhiali perché mi danno un po' fastidio. Avrete già meditato, suppongo. Comunque, il primo passo della meditazione è rilassare il corpo. Per qualche istante porto l'attenzione al mio corpo e verifico di non avere alcuna tensione. Partendo dai piedi, dolcemente salgo, le gambe, il ventre, le spalle. Respiro lentamente, dolcemente. E mentre inspiro, formulo un pensiero. Inspiro pace e
E lascia andare le tensioni. Ad ogni respiro tengo questo pensiero fermo nella mia mente, concentrato. Respiro pace ed espiro tensioni, paure, preoccupazioni, ricordi, dubbi. Inspiro pace. Per qualche istante la mia attenzione è sulla pace e sul lasciare andare. E dolcemente mi distacco dai rumori esterni, dal mio stesso respiro, e porto l'attenzione dentro di me, in quel luogo silenzioso, segreto, invisibile agli occhi, e lascio emergere da quel luogo pace, silenzio, serenità, dolcezza. E rimango in questa esperienza senza che altri pensieri possano distogliermi. Quando un pensiero arriva, lo accolgo, poi lo lascio andare e torno alla dolcezza del mio luogo silenzioso e invisibile, il mio luogo segreto, dove sono al sicuro, dove non ho paura di guardare i miei pensieri. Non ho paura del passato e non ho paura del futuro. In questa dimensione così tranquilla e rassicurante. Tutto è perfetto, esattamente così com'è. Om Shanti. Bene, dobbiamo cominciare la serata. L'anima. Cos'è l'anima? Noi siamo abituati a pensare all'io come qualcosa di non molto definito e ad affidarci magari alle interpretazioni psicologiche, psicoanalitiche. Ma io credo davvero che ognuno di noi, se pensa a se stesso come io,
La prima cosa, una delle prime cose che realizza è che c'è dell'altro oltre a questo corpo fisico. C'è questo io che noi chiamiamo con un nome o un cognome. Quello che noi chiamiamo con un nome o cognome è qualcosa di temporaneo, è qualcosa che ha avuto un inizio il giorno in cui siamo stati, diciamo così, siamo usciti dal ventre materno e abbiamo cominciato. Magari il nome ce l'abbiamo avuto anche un po' prima, perché le mamme iniziano a pensare il nome anche un po' prima, però diciamo. E poi a un certo punto questo nome e cognome finirà, perché la materia si degrada. Però sentiamo che c'è qualcosa d'altro da questo nome o cognome, o nazionalità, o genere, o ruolo, madre, padre, no? C'è qualcos'altro. Questo qualcos'altro è un'energia che sentiamo, che avvertiamo esistere, ma in forma indefinita. E questo ci depista. Quello che noi studiamo alla Brahma Kumaris nel Raja Yoga non so se vi è stato già detto, significa connessione regale. Yoga significa connessione, regale Raja significa regale. Quindi è una connessione regale. Che significa regale? Significa una connessione che noi abbiamo col nostro sé più elevato, l'anima. E poi vedremo anche più avanti nel corso con l'anima più elevata. Chi entra in yoga? Chi ha questa connessione? Chi medita? Chi prova i sentimenti? Chi sta parlando in questo momento? È questa energia che noi chiamiamo anima, che si serve del corpo, del mezzo fisico, del medium fisico, delle corde vocali, della lingua, delle labbra, per esprimere dei concetti. Quindi questa energia incorporea è altro, totalmente altro dalla materia fisica, ma non è qualcosa di nebuloso, è qualcosa di definito. Nel corso di Raja Yoga impariamo che l'anima ha tre facoltà, presiede tre facoltà, è come un re che ha, ecco perché è regale, no? È la connessione dell'anima con l'anima suprema. Ha tre ministri, questo re, tre ministri principali e dei ministri secondari, degli aiutanti secondari. I tre ministri principali, che sono le sue facoltà, sono la mente, l'intelletto e una parolina hindi che si dice sanskara, che poi spiegheremo che cos'è. Mente, intelletto e sanskara, quindi. Questi sono i tre ministri principali del re. Immaginate il re seduto sul suo trono, che ordina a questi tre ministri di fare determinate cose. Quando i tre ministri sono in ordine, obbediscono agli ordini del re, quando i tre ministri sono equilibrati, il re e il suo regno funzionano bene. I ministri secondari sono i sensi fisici, per capire. Il regno è l'armonia dell'anima con il corpo. Quando invece questi tre ministri non obbediscono tanto al re, fanno un po' i fatti loro, avvertiamo qualche forma di insofferenza, di inquietudine, dalla forma più leggera, che possono essere dei pensieri non piacevoli, alle forme più gravi, che sono le grandi depressioni, i desideri di morire, o forme molto importanti di rabbia, o
forme molto importanti di chiusura in sé, o altre forme che esprimono il disagio, il disequilibrio, la totale mancanza di armonia che l'anima ha in sé, quindi una confusione, quelle forme in cui si sente dire sono stressato, ho troppi pensieri nella mente, arrivo a casa la sera, sono esausto, vado a letto e non riesco a dormire perché tutti questi pensieri si rincorrono nella mia mente, cosa devo fare di domani o cosa succederà nel futuro, no? Questo è un sintomo di una disarmonia. I tre ministri dell'anima non fanno quello che il re comanda. E allora, per fare in modo che questi tre ministri lavorino in maniera armonica e obbediscano in maniera puntuale agli ordini del re, è necessario conoscerli bene. Quindi la mente, l'intelletto. Mi interrompo un secondo. Se volete fare nel frattempo qualche domanda, scrivetela, poi io di tanto in tanto butto l'occhio. La mente, l'intelletto e Sanskara. Quindi il primo di questi ministri, la mente. Cosa fa la mente? Provate a rispondere se avete voglia per scritto, per rendere la cosa un pochino meno statica. Cosa fa la mente, secondo voi? Ditemi, scrivete qualche cosa che secondo voi è il compito, è il lavoro della mente, di questa facoltà, di questo ministro dell'anima. Vediamo se qualcuno di voi, Maria Rita, Odetto, Miriam, vi viene in mente cosa fa la mente, una possibile cosa che fa la mente. Non vedo, sì, Odette sta scrivendo. Vediamo qualche secondo. Pensa, benissimo. La funzione principale della mente, infatti, è quella di formulare pensieri. Avrete senz'altro già affrontato il discorso di che tipo di pensieri la mente pensa. Se la mente obbedisce puntualmente al re, i pensieri che formula la mente dovrebbero essere solo pensieri elevati e positivi. In questo, diciamo, periodo possiamo dire che tutti quanti abbiamo dei tanti pensieri che non sono elevati, ma non sono nemmeno positivi. Anzi, abbiamo tanti pensieri negativi, inutili. Altra cosa che la mente fa è ricorda. Un'altra cosa che la mente fa molto spesso è tornare al passato. Questo è un pensiero, certamente, nella forma di ricordo. Ma è inutile, è un pensiero inutile, il passato non si può cambiare e soprattutto il passato non c'è più, non è più qui. Se è bello, possiamo tenere, come dire, le belle cose, ciò che ha prodotto come esperienza positiva, ma non vivere, anche se sono bei ricordi, in quel passato, in quei bei ricordi. Perché? Perché andare avanti significa lasciare andare il passato, tenere con noi la lezione, questo vale anche per i pensieri negativi o per le brutte esperienze, ma procedere, andare in avanti. Come dire, sono caduto 5 volte, mi rialzo 6. Quindi sostare nei ricordi, se, soprattutto se sono ricordi spiacevoli, e molto spesso noi sostiamo di più nei ricordi piacevoli che in quelli spiacevoli che in quelli piacevoli, è un segno di disarmonia. Perché? Perché ciò che fa la mente, ricordare, pensare, quando è negativo, inutile, pesante, produce delle emozioni. Un'altra cosa che fa la mente è produrre emozioni attraverso i suoi pensieri
E avere l'esperienza di quelle emozioni. Quindi faccio un pensiero di un ricordo brutto, mi sento triste e ho l'esperienza di questa tristezza. È tutta la mente che fa queste cose. Pensate quanto grande lavoro fa la mente, quanto importante è questo ministro per il benessere dell'anima del re. Se i pensieri sono elevati, sono positivi, i sentimenti che scaturiranno saranno sentimenti positivi, di pace, di serenità. Ecco cos'è la meditazione. Mantenere focalizzata la mente su pensieri positivi, elevati, e quindi con questi pensieri emergono dei sentimenti, delle emozioni che sono di serenità, di pace, di benevolenza verso gli altri, di benevolenza verso il sé soprattutto e di benevolenza verso gli altri, di generosità, di buoni auguri per il sé e per gli altri. Questo quando i pensieri sono positivi, elevati. Per esempio, pensare io non valgo niente produrrà un'emozione di bassa autostima, se non di totale mancanza di autostima. Questo cosa farà? Farà sentire questa emozione pesante dentro di sé. Quale sarà il risultato? Quando devo fare qualcosa ho paura. Quindi un'altra emozione negativa, perché sono convinta di non valere niente. Viceversa, un pensiero positivo per il sé, che non è arroganza, ma io, quest'anima, ho in me tante virtù che posso utilizzare e quindi ho un grande valore in me. Questo produrrà un'emozione di autostima e quindi una propensione a collaborare con gli altri, perché per esempio riscopro in me la virtù della collaborazione, di saper collaborare con gli altri e quindi quando mi troverò a dover collaborare sarà semplice. Cos'altro fa la mente? Devo necessariamente correre un po', magari poi voi li ascolterete e penserete perché il nostro tempo insieme è abbastanza limitato. Quindi, oltre a pensare e a ricordare e a produrre emozioni, nonché a farne l'esperienza, un'altra cosa che la mente fa è anticipare il futuro. Anche questo, il più delle volte, è tempo sprecato. Noi non possiamo sapere cosa succederà nel futuro, né in negativo né in positivo. Perché vi sia armonia, dobbiamo essere focalizzate sul presente. Ora, in questo momento, sto ascoltando questa lezione. Se penso a quello che ho fatto ieri, stasera, o se penso a quello che dovrò fare più tardi o domani o del lavoro che mi aspetta, non riuscirò né a godere di questa lezione, né a comprendere questa lezione, né ad assorbire i concetti e quindi avrò totalmente sprecato il mio tempo, questa ora per esempio, questi 45-50 minuti. E in me ci sarà un accumulo in me anima di quello che chiamiamo stress, perché pretendo di fare tante cose insieme. Un'altra cosa che fa la mente, pensare tanti pensieri insieme. Meditare ci aiuta a imparare a pensare un solo pensiero alla volta. Sto pensando una cosa che mi serve, devo andare a fare la spesa, è un pensiero utile. Una volta, dopodiché passo all'azione, lo faccio. E mentre lo faccio, posso tenere nella mia mente pensieri che siano di pace, di riflessione su alcuni concetti spirituali che ho ascoltato, di riflessione su di me, non in senso tetro, ma in senso di scoprire le mie virtù, per esempio, di capire me stessa in termini
di come io posso usarle queste virtù in questa e in quell'altra situazione, cioè giocare, intrattenere la mente, perché la mente produce sempre pensieri continuamente, intrattenere la mente con dei pensieri che siano costruttivi, che mi servano, o con delle domande che creino un senso per la mia vita, per il mio sviluppo interiore personale. Per esempio, mi è successo qualcosa che non ho gradito, posso pensarci, non in termini di brontolio, ma in termini costruttivi. Questa cosa che ho fatto, che ho detto, non mi è piaciuta. Come posso atteggiarmi nella situazione analoga in una maniera più propositiva, più costruttiva? Per quale ragione non sono stata in grado di utilizzare quella virtù? Per esempio, mi sono lasciata andare all'impazienza. La prossima volta che mi si presenterà quella stessa situazione, sarò in grado, perché ci ho pensato, di proporre una virtù a me stessa e anche poi agli altri. No, tutto questo lavoro lo fa la mente. È tutto chiaro su questo discorso della mente? Ci sono domande? Ho detto, potrebbe essere il re ad avere delle disfunzioni. Cerca di togliere. Ok. La mente può difenderci. Il guardiano della soglia, francamente, non so esattamente cosa tu intenda come guardiano della soglia. Quando il re dice sta male, il re sta male nel senso che è in disarmonia quando i suoi tre ministri non lavorano in maniera collaborativa fra di loro e con il re. Quindi con la mente che pretende di fare quello che vuole, con l'intelletto che adesso andremo a vedere e con i samskara che sono le nostre tracce caratteriali, le nostre impressioni, quello che chiamiamo il nostro carattere, la nostra natura. La nostra natura non è il nostro carattere. La natura dell'anima è pace, primariamente pace, perché è un'energia che nella sua forma originale è pura potenza, quindi è totalmente inattiva, è totalmente in pace. E ha cinque virtù fondamentali, che sono la purezza, la pace, il potere spirituale, l'amore e la benevolenza. Queste cinque virtù principali sono la natura dell'anima. Tutto il resto che noi chiamiamo la nostra natura, nel Raja Yoga impariamo a chiamarla samskara, cioè i tratti caratteriali. Le esperienze che hanno formato il nostro carattere via via nel tempo. Questi sono i samskara, li vediamo magari dopo o li vedrete poi la prossima volta. L'intelletto è ciò, il ministro, diciamo così, ciò che per l'anima ha la funzione, secondo me, preponderante. Perché? Perché l'intelletto è quello che deve guidare la mente. Immaginate che la mente sia anche come un cavallo, che però è un po' selvaggio, che corre a briglia sciolte dove le pare, no? I pensieri che corrono, si rincorrono, non riescono mai a fermarsi. L'intelletto è quello che deve tenere le briglia di questa mente, quindi che deve dare il passo alla mente, che deve indirizzare la mente, che deve discernere fra i pensieri che la mente deve trattenere e i pensieri che invece la mente non deve intrattenere. Deve discernere fra le scelte giuste e le scelte sbagliate. Deve discernere in via più generale tra il bene e il male. Che cosa vuol dire nel Raja Yoga bene e male? Il bene è ciò che ci conduce all'armonia, alla felicità, ciò che ci conduce alla nostra vera natura originaria, cioè alle nostre cinque virtù, 100% espresse, 100% presenti.
ed esclusive, queste cinque virtù principali con tutti i loro annessi e connessi, come per esempio la pace avrà come annesso e connesso, non so, la tolleranza, per esempio, la comprensione, o forse la comprensione più con l'amore, comunque. Queste cinque virtù hanno dei figli, diciamo. L'intelletto è quello che deve discernere, cioè distinguere, capire al volo ciò che mi conduce verso l'armonia e verso l'esperienza di queste cinque virtù, esplicite al 100%, e quello che invece mi conduce verso il male, cioè il contrario, cioè la incapacità di, avere l'esperienza in me di queste cinque virtù, la pace, abbiamo detto, la pace, la purezza, il potere spirituale, l'amore e la benevolenza. Quando l'intelletto e la mente collaborano, l'amore non è un'esperienza che noi abbiamo prendendola dall'esterno, mendicando di qua e di là un po' di amore. Talvolta dai genitori, talvolta dai figli, talvolta dai mariti o dalle mogli, no. L'amore è un'esperienza che abbiamo in noi quando mente e intelletto collaborano, quando l'intelletto tiene a freno i pensieri di, per esempio, nessuno mi ama. Questo è un pensiero che un intelletto attivo, un intelletto chiaro, cristallino, pulito, scaccia immediatamente dalla mente. Viceversa, un intelletto debole, confuso, non chiaro, che non sa tenere la mente a bada, lascerà che la mente pensi sì, nessuno mi ama, e quindi andrò sempre più cercando amore all'esterno. E di esperienza in esperienza, ecco come si forma per esempio un samskara, di delusione in delusione, dirò io non sono amata da nessuno. Questo è un samskara, no? Questo senso di inferiorità, nessuno mi ama, non è carattere, è un samskara che è stato acquisito nel tempo perché? Perché tante volte ho avuto l'esperienza e il pensiero, nessuno mi ama. Oppure di carattere io sono nervoso. Questo è un altro samskara. Che cos'è questo essere nervoso? Arrabbiarmi facilmente. Non uso e non ho l'esperienza della virtù della pace o della benevolenza. Perché mi arrabbio? Mi arrabbio perché le situazioni o le persone non fanno ciò che dico, ciò che vorrei, ciò che mi aspetto. Ancora una volta mendico dall'esterno, dalle persone o dalle situazioni, che funzionino come io pretendo. Se questo non succede, mi arrabbio. La mente entra in una forte stato di agitazione, pensieri velocissimi, molto negativi, di rivendicazioni perché tu non fai quello che dico io, o di aspettative deluse, o di intolleranza verso gli altri o verso le situazioni. L'intelletto in questo momento dorme sonni tranquilli, non è minimamente in grado di guidare la mente, di gestirla, di guidarla, di tenerla a freno, di impedirle di pensare. Tutto questo complesso di pensieri tormentati. In questa situazione, le emozioni che vengono scatenate dalla mente, che vengono esperite dalla mente stessa, naturalmente saranno emozioni profondamente negative, profondamente avvilenti per l'anima. E quando questo viene ripetuto alcune volte al giorno, tante volte al mese,
Centinaia di volte all'anno si crea il samskara. Io sono nervosa. Io sono uno che si arrabbia facilmente. Io sono uno che non tollera. Sono intollerante per natura. Non è una natura, è un samskara. E così come questo samskara l'abbiamo costruito, noi, non le situazioni, non le altre persone, possiamo trasformarlo. Possiamo farlo tornare a un samskara di pace, di tolleranza, di benevolenza, di pazienza. Quando riusciamo a fare questo? Quando l'intelletto si rafforza e quando torna a essere in grado di governare la mente. Ecco, vedete come i tre ministri devono collaborare. L'intelletto tiene la mente per le redini, la mente quindi viene guidata su pascoli e giardini tranquilli, quindi pensieri sereni, puliti nel qui ed ora, niente aspettative, pensieri di autostima, di benevolenza per il sé. Non vado mendicando un po' di rispetto qui e là, un po' di amore. Dire per esempio, quella persona non mi rispetta. Vuol dire mendicare rispetto da un'altra persona. Io ho in me il rispetto necessario. Io sono un re, sono un principe. Per quale motivo vado cercando rispetto dagli altri? Gli altri hanno la loro storia. La mia storia è che io ho rispetto in me. Il rispetto per me stessa si dimostra nel non mendicare rispetto dagli altri, nel non rimanere delusi se un altro mi manca di rispetto, nel non aspettarmi rispetto dagli altri, né tantomeno pretenderlo. Questo è come collaborano i tre ministri. È tutto chiaro? È caduta la linea, scusate, mi sentite? Mi vedete? No, mi vedete? Penso di sì. Ancora. Mi sentite? C'è la linea un po' instabile. Ok. Bene, sono le 9:20, a questo punto dobbiamo avviarci alla conclusione con un po' di meditazione. Casomai le domande ve le segnate per la prossima volta. E ancora una volta. Torno a quello spazio di silenzio che ho in me. Da sempre, per sempre. L'anima è silenzio, pace. Torno a riscoprire la mia vera natura. Torno a fare l'esperienza di questa dimensione di sicurezza, di gioia silenziosa, estremamente sottile, eppure così potente.
questo ininterrotto canto interiore, questa musica senza suono, la musica dell'armonia, dell'amore. L'anima è tutto questo, un prezioso diamante che racchiude ogni virtù, ogni potere. Ho semplicemente dimenticato di essere un'anima. Mi sono persa fra i vicoli bui della storia fisica, della materia. Ho creduto di essere corpo, materia. E tutto è diventato confuso, buio, indecifrabile, insicuro. Perché la materia cambia in continuazione e non posso fidarmi di qualcosa che cambia in continuazione. Inizia la paura, ma ora ho l'opportunità di tornare a vedere chi sono, a fare l'esperienza dell'anima, di ciò che non cambia mai. Posso tornare a fidarmi, perché l'energia non muore mai. E in questa dimensione sottile e incorporea non c'è nulla che cambi. L'amore è per sempre, la pace è per sempre, la beatitudine è per sempre. E resto qualche istante con questo unico pensiero. Io sono un'anima, un essere di pace. Shanti. Bene, io spero che nonostante il tempo a disposizione non sia moltissimo, spero di essere riuscita comunque a darvi una panoramica sufficiente della, chiamiamola, struttura dell'anima e comunque andando avanti nelle lezioni poi ci sarà senz'altro modo di ritornare su questi stessi argomenti. Vi esorto a riflettere su quanto abbiamo condiviso, magari di scrivere qualche pensiero vostro su quanto abbiamo condiviso e magari di condividerlo poi le prossime serate. Vi do come compito che sicuramente ve l'hanno già dato, di essere costanti nella meditazione, quindi 10 minuti, un quarto d'ora al mattino, prima di fare colazione, anche prima di fare la doccia, come prima cosa della giornata, e 10 minuti la sera tornando dalle faccende lavorative, eccetera, non tardi, verso le 7, l'orario migliore, 7, 7:30, un quarto d'ora tutti i giorni, un quarto d'ora al mattino, un quarto d'ora la sera. E sono certa che in pochi giorni sentirete un grande beneficio, costanza e
e determinazione. Pensieri vengono e voi scioglieteli, ma la costanza è assolutamente importante. Quindi vi ringrazio per essere stati nella nostra aula virtuale e vi auguro una notte di pace. Om Shanti. Shanti. Buonanotte.